Bentornati sul canale, io sono Giuseppe Mandaglio, insegnante di arti marziali e calisthenics. In questo video voglio mostrarvi un semplice circuito di allenamento da fare con i manubri. È un allenamento interamente dedicato allo sviluppo della forza resistente, quindi se volete migliorare forza, anche ipertrofia della parte superiore, quindi in particolar modo braccia, nello specifico petto e spalle, provate questa routine, provate questo circuito e fatemi sapere com'è andata. Allora, iniziamo a vedere nello specifico il circuito in cosa consiste. È un workout da eseguire, dicevamo, con dei manubri. Il peso chiaramente dovrete adattarlo al vostro livello. Adesso qui in Meraki sto utilizzando un peso da 8 kg, quindi due manubri da 8 kg, ma chiaramente dovrete poi col tempo adattarlo anche in termini di progressione al vostro livello. Sono tre esercizi da abbinare insieme. Gli esercizi sono semplici. Ogni volta che si fanno esercizi legati un po' all'endurance, alla resistenza, alla fatica, quindi esercizi dove il corpo tende per via dell'affaticamento a perdere di attenzione, è sempre bene mettere degli esercizi non troppo complessi. Quindi tre esercizi da fare in super serie, quindi un triset. Il primo comprende la pronosupinazione dell'avambraccio. Quindi con il manubrio in mano, braccia piegate, vado a fare questo tipo di movimento. Secondo esercizio da abbinare è un classico curl in supina e terzo e ultimo è un movimento doppio che prevede con una presa neutra, una presa martello, un curl più spinta verticale. Le ripetizioni che andremo a fare sono 10, 10 e 10, l'obiettivo è quello di mantenere la muscolatura sotto tensione per il più a lungo possibile andando a fare delle fasi statiche e dinamiche. Questa routine va fatta per 4 serie, anche 5 ma non andrei oltre, con un tempo di recupero che non vada oltre i 60 secondi, ok? Altrimenti cambiamo poi anche un po' input a livello muscolare. Proviamoli insieme una sequenza, quindi un giro e poi vi spiegherò quelli che sono un pochettino i dettagli da seguire. Quindi andiamo a prendere i nostri manubri, abbiamo come primo esercizio braccia piegate 90 gradi e andiamo a fare un lavoro lento di pronazione e supinazione dell'avambraccio, quindi palmo in giù, palmo in su. Sono 10 rotazioni, il movimento non va fatto veloce, però fluido, cercando di chiudere bene e aprire bene. Quando abbiamo terminato le nostre rotazioni andiamo a fare in presa supina, quindi col palmo verso l'alto, un classico curl di bicipite, cercando di controllare sia la salita che la discesa. Andiamo a fare sempre le nostre 8/10 ripetizioni. L'idea è quella di portare gradualmente il muscolo ad esaurimento, no? Piano piano. Quando abbiamo completato, vado in presa neutra, quindi in presa martello, e vado ad abbinare la flessione più l'estensione verticale, quindi piego e estendo verticalmente, mantenendo i gomiti stretti, idem sia nella tirata che nella spinta verticale. Anche qui abbiamo le nostre 8/10 ripetizioni. Quando abbiamo terminato il nostro settino, poggiamo i pesi, recuperiamo un massimo di 60 secondi, quindi dai 45 ai 60 secondi, e andiamo a ripetere questo per 4 o al massimo 5 serie. Il mio consiglio è quello di tenere dei pesi non eccessivamente alti, perché dobbiamo andare verso tempi sotto di tensione lunghi, quindi piuttosto tengo un peso moderato e aumento un po' le ripetizioni. Faccio un esempio, parto la prima settimana e magari come in video 8 kg, faccio 10, 10, 10. Tempo di recupero, un minuto. Vado avanti così, faccio magari questo workout circa 3 volte alla settimana, 2-3 volte alla settimana, chiaramente abbinato anche al resto, non dovete fare solamente questo. Quando sento che questo grado di intensità inizia ad abbassarsi, perché vuol dire che il mio adattamento muscolare inizia a farsi sentire, da lì devo progredire. Come faccio? Due strade. Aumento di qualche ripetizione, quindi se prima facevo 10 ripetizioni adesso faccio 12, 12 e 12 e provo a diminuire un pochettino il recupero, quindi magari da 60 secondi passo a 45 secondi. Ci può essere invece come progressione l'aumento del carico, ma entro certi limiti, quindi l'idea deve essere di utilizzare dei carichi medi,
quindi non sicuramente alti, e lavorare sul volume, quindi ripetizioni alte e tempi di recupero ristretti. Allora, così facendo, diamo in ogni caso un buono stimolo a livello ipertrofico, ma soprattutto andiamo a lavorare su quello che è il nostro target, quindi aumentare la resistenza alla fatica, quindi lavorare sull'endurance, quindi con una forza resistente che di mano a mano, di settimana in settimana, va a progredire. Provate questo circuito, come vedete è molto semplice, servono dei semplici manubri. Il mio consiglio è di partire non oltre 10 kg, ok? Dai 6 ai 10 kg, dipende un pochettino dal vostro livello, e giocare come ho appena spiegato. Quindi un triset, 3 esercizi da legare assieme, tempi di recupero ristretti e ripetizioni alte. Provatelo e fatemi sapere.